Come saprai, con la Caritas regionale da circa un anno stiamo cercando di proporre una riflessione sul pregiudizio, perché ci siamo resi conto che il virus del pregiudizio, l'abbiamo un po' chiamato così, sta minacciando i cuori, il pensiero e l'agire dei nostri volontari. Tu come vedi questo problema? Il pregiudizio è un modo di giudicare prima di conoscere. Prima di conoscere l'altro, io su di lui do un giudizio, di solito un giudizio che ha degli aspetti negativi, perché il grande problema è questo, e do un giudizio e in qualche modo lo svaluto, cioè lo rendo meno valido, non lo rendo più un interlocutore alla pari, perché il vero atteggiamento è mettersi sullo stesso piano, non per finta ma sul serio, e vedere in quello che tu, tra virgolette, assisti o che aiuti, una persona pari a te, con gli stessi diritti, le stesse qualità, magari diverse dalle tue, ma ha delle qualità. Cioè la categoria del diverso, non è peggiore perché è diverso, è peggiore se è peggiore, ma può essere anche superiore a me. Quindi il mio rapporto con l'altro deve essere un rapporto non su un gradino superiore, ma da pari. Cioè io devo guardare l'altro come una persona con gli stessi diritti, gli stessi doveri, e capace di fare delle cose che hanno il valore delle mie. E questo è veramente difficile. Facendo un passo indietro, la riflessione che tu fai ci porta un po' a leggere questo pregiudizio come difficoltà di rapportarsi con ciò che è diverso. Quali sono gli elementi che ostacolano l'incontro con l'altro e invece gli elementi che funzionano? Se io ho davanti uno che in qualche modo è simile a me, io sono meno spiazzato, cioè se io parlo la stessa lingua, ho le stesse categorie culturali, ho più o meno gli stessi problemi, non vengo molto spiazzato. Ma quando io mi trovo davanti uno che ha categorie culturali diverse, che parla una lingua diversa, che ha un colore diverso, io vengo chiaramente spiazzato. Poi se a questo si aggiunge il fatto che è anche una persona che nello sradicarsi ha perso l'orientamento, quindi diciamo ha aggiunto alla diversità il disagio mentale, e allora sono i due elementi secondo me che sono i più gravi. Però nelle esperienze che stiamo facendo vediamo che si può benissimo essere diversi e collaborare. Io voglio fare un esempio perché per me è molto utile. Noi da molti anni facciamo incontri con giovani di 30-40 nazionalità diverse. Fino a ieri abbiamo pensato che alcune nazionalità erano inavvicinabili, cioè perché loro non volevano incontrarci e noi non riuscivamo a incontrarle. Parlo per esempio della comunità cinese, di altre comunità tipo quella nigeriana, che era molto difficile per una serie di pregiudizi, ma anche altre. Bene, nel momento in cui le abbiamo incontrate, cioè abbiamo fatto una proposta che loro hanno accettato e siamo riusciti ad avere una mediazione per incontrarli, i risultati sono 4 volte superiori alle attese. Cioè, preparato un laboratorio di lingua cinese per i bambini cinesi, noi ci siamo trovati davanti 80 persone, non bambini, gli adulti che volevano fare lo stesso percorso dei bambini, a reimparare a scrivere il cinese che non scrivono più. La seconda fase è stata questa: questi cinesi sono diventati animatori di altri stranieri, con cui avevano grandi difficoltà di parlare, ma con cui avevano una grande risorsa in comune, cioè aver vissuto la difficoltà del dialogo e aver ritrovato il dialogo, per cui dopo aver parlato con gli italiani parlavano con tutti, non erano più isolati, quindi venivano al teatro, ai laboratori di chitarra, al doposcuola. Questa è secondo me la cosa più interessante. La seconda esperienza riguarda dei campi di lavoro sull'interreligiosità, no? Fatta quindi da volontari sempre,
con cui passavamo una settimana su un tema. Una volta era la diversità, un'altra volta era l'affettività, un'altra volta era uno stage di danza e quindi tutti mettevano insieme le loro diverse danze. Bene. Ci siamo trovati ad avere 40 nazionalità diverse, in media erano 15-20, poi fino a 40 con 50 persone presenti. Bene, sono stati i campi più ricchi, cioè per esempio quello di danze ha fatto sì che dopo aver imparato i ritmi insieme per poter poi danzare anche le danze degli altri, i giovani, perché ormai erano tutti da 18 a 25 anni, hanno cominciato a fare sia teatro sia musica insieme ed è stata una settimana incredibile. Cioè una settimana in cui non c'era più un momento per andare fuori, ormai si stava insieme, si stava volentieri, si inventavano danze, musiche, teatro. E questa cosa qui, alla fine noi abbiamo detto, ma se come volontari invece di dire abbiamo delle difficoltà, dicessimo proviamo a guardare l'altro come una grande risorsa, che può diventare una risorsa importante, è molto più facile, è molto più bello, perché la ricchezza della diversità è una ricchezza che si apprezza solo quando la vivi. Bene, questa è secondo me l'esperienza che fa superare i pregiudizi. I pregiudizi non si superano nelle teorie. Le teorie possono aiutarci a capire ed avere dei criteri, ma i pregiudizi si superano solo nella convivenza. Quindi io non credo a delle soluzioni teoriche in cui si insegna a non avere i pregiudizi, no. In cui si insegna a vivere delle esperienze insieme, perché la paura fa sì che tu non affronti il problema di petto e invece il problema è affrontato di petto, cioè se io ho uno che non dialoga con me devo trovare il modo con cui dialogare, a segni, a parole, nella musica, col canto, con la danza, devo trovarlo e quindi dovendolo trovare questa è la cosa secondo me più importante di metterti dentro, cioè con l'immigrazione e con la diversità e col pregiudizio devi buttarti nell'acqua e poi insieme lì provare a uscirne insieme. In base alla tua esperienza, quali sono gli ostacoli maggiori che frenano l'incontro con l'altro? Sono, primo è la mia paura. La paura. Cioè la paura di non essere capace ad affrontarlo. Ecco. Secondo strumento è il linguaggio, con che cosa comunico. E la terza cosa è mettermi tutto in gioco e non sentirmi superiore, questa cosa qui. Quindi quando io sono riuscito a non aver paura, quindi dialogo, ho trovato uno strumento, che può essere uno strumento molto diverso, anche non solo la parola, perché tante volte la lingua non ci aiuta, la terza cosa di mettersi in gioco è che io quando lo incontro, lui deve sentire che io e lui siamo alla pari, non che io lo guardo dall'alto al basso o che lui mi guarda dall'alto al basso. Un elemento che mi sembra di rilevare con molta chiarezza nelle cose che hai detto, che è trasversale sia negli ostacoli sia nelle cose che funzionano, è il tema del riconoscimento, dell'importanza di vedere l'altro come risorsa. Come possiamo mettere in campo il tema del riconoscimento quando ci sono tante diversità che si confrontano, che si incontrano e che si scontrano? Intanto deve mettere in atteggiamento di confronto. Secondo, devono esserci persone non di due categorie soltanto, ma di tante categorie della diversità. Perché è molto più semplice le diversità tra loro se aiutano o si elidono anche le difficoltà, si mettono fuori le difficoltà. Terzo, devi darti del tempo. I laboratori sono durante l'anno il migliore strumento ed estate i tempi lunghi, una settimana, cioè quello di convivere magari un po' isolati da tutto il contesto, dove tu entri in un calderone in cui tutti i pezzi sono vicini per bollire insieme. Quindi una settimana di bollitura insieme fa sì che i gusti alla fine siano abbastanza omogenei. La cosa importante è che tutti alla fine riconoscano che sono diventati diversi
e nei campi di lavoro e nei laboratori queste cose sono importanti, importantissime. Ma c'è una seconda cosa che vorrei dire che è molto funzionale. Noi abbiamo un criterio che è quello che in media ci passano. Ci siamo noi e poi ci sono gli extra noi, comunitari o non comunitari. Non è così. Ci siamo noi, poi ci sono i marocchini, i cinesi, i bengalesi, eccetera. Le diversità all'interno sono almeno grandi come le nostre. E questo confronto, questo fatto del pregiudizio, non è solo tra noi e loro, no, ma tra loro. E se tu non ne tieni conto di questa roba qui, quando vai a fare il laboratorio, finisce. Cioè l'incrocio non è tra due, tra il volontariato e i giovani, tra il volontariato e gli adulti, cioè, no, è tra tutti. E quindi qui avviene un rimescolamento che tu non hai mai pensato, però il risultato è che alla fine quando tu hai fatto un incontro tra volontari italiani e italiani o un incontro tra volontari italiani e 30 altre nazionalità, tu questa parte qui non la scambieresti più con questa qui, perché la ricchezza di questi momenti è talmente grande, è talmente positiva per te, cioè ti mette talmente in discussione, che tu la diversità tua te la trovi in una settimana, mi confronto con gli italiani, cambio qualche cosa, con gli stranieri. Io sono diventato diverso, per cui questa è la cosa nuova. Quindi il superare questo modo mediatico di affrontare lo straniero come l'altro, il diverso, quello che non è noi, sono gli altri. No, no, non è così. Siamo noi e gli altri che si confrontano. Nel momento in cui ci confrontiamo, e allora questo è il grande momento. E invece purtroppo la politica di questi giorni ci fa passare questo messaggio. E vorrei riferirmi per esempio proprio a questo, all'ultima esperienza che stiamo vivendo, quelli che si chiamano tunisini o libici eccetera. Noi abbiamo affrontato questo, diciamo, l'abbiamo chiamato problema, era una bella cosa dei giovani che cercano la libertà. Beh, questi giovani sono una grande risorsa, arrivano tra noi e nel momento in cui noi li teniamo da parte come assistiti, questi creano un sacco di problemi. Nel momento in cui li inseriamo nelle nostre comunità e si sentono accettate, nell'arco di una settimana questi sono diventati da assistiti a regolari e il lunedì sono entrati al centro di accoglienza, la domenica facevano il couscous per i volontari che li avevano aiutati e lunedì se ne andavano via, tornavano dai parenti o andavano in Francia. Questa cosa mi ha fatto pensare, e anche la comunità ha pensato questo, cioè erano 15 assistiti, abbiamo dovuto far fatica a trovare un posto, quando loro al secondo giorno non erano più assistiti, cominciavano a pulire la casa, a dare una mano per la mensa eccetera, e la domenica hanno capito che loro erano una grande risorsa per la comunità e la comunità l'ha capita e hanno fatto il couscous per tutti. 100 persone che si ritrovano, persone anziane, persone che non parlavano francese o arabo, che però con loro avevano in comune delle cose, è stato veramente un giorno di festa che la comunità non aveva previsto. Questi diventano una grande risorsa e sui rifugiati oggi è la stessa cosa. Se noi questi, come si sta facendo nella testa di alcuni, li parcheggiamo 50 in un albergo, se noi invece li incontriamo il primo giorno e gli diciamo da oggi a 3 mesi tu devi imparare la lingua e capire quello che tu vuoi fare, qual è il tuo sogno, dimmelo, scrivimelo, proviamo insieme, io provo a mettere insieme le risorse, quindi non ti parcheggio più, ma metto insieme delle risorse e quindi tu comincia a vedere un territorio, comincia a vedere se ti senti accolto in questa area. In 2 anni 200 persone hanno accettato questo cammino. Noi
alcuni sono malati psichici, altri sono torturati, altri sono donne violentate, altri sono bambini nati da queste, quindi drammi familiari di tutta questa storia vissuta in Libia. Bene, ma il risultato di queste 200 è che sono in 25 comuni della regione e seguiti da volontari che hanno imparato sulla loro pelle a seguire questi, ma li hanno ascoltati e adesso sono loro che chiamano i loro amici a venire lì e dice: ho ancora un posto in casa, non sono più io che ti do l'alloggio, no, io c'ho un posto, puoi venire con me. È vero che sei magari parente, amico dello stesso paese, ma questa cosa che capita con l'immigrazione in genere mette lo straniero in questo caso, ma anche l'immigrato, cioè quello che noi chiamiamo assistito, disponibile a diventare assistente di altri a sua volta, volontario, integratore, tutto questo. Questa è secondo me la più bella esperienza. Prima accennavi ad un'altra difficoltà, che è il pregiudizio tra diversi, alla difficoltà che voi avete visto nelle vostre esperienze di far dialogare comunità diverse, culture diverse. Noi di questo pregiudizio ce ne dimentichiamo perché pensiamo che sia solo nostra la difficoltà. Forse vale la pena di dire due parole per condividere questa difficoltà anche con altre culture. Io, come tutti i volontari, l'ho scoperto lavorandoci. Io questa cosa non me l'ero posta prima. Cioè io ho scoperto il pregiudizio tra diversi perché prima trattavo tutti come stranieri. Poi ho cominciato a dire c'è straniero straniero, c'è cultura e cultura, ognuno ha fatto un suo percorso, ognuno ha delle caratteristiche, eccetera. E ho scoperto che tra le diverse culture ci sono dei pregiudizi molto forti. Cioè io italiano nei confronti degli immigrati nordafricani ho un pregiudizio, ma l'immigrato nordafricano su di me dà una valutazione, sul cinese ne dà un'altra, sul romeno ne dà un'altra. E quindi queste difficoltà sono almeno grandi come le mie. Poi quando sono diversità di genere sono ancora maggiori. Faccio un esempio perché così si capisse. Quando qui è venuta Aisha a lavorare 10 anni fa, più o meno, forse di più, ho cominciato a parlare arabo e noi avevamo grandi problemi con gli arabi nuovi arrivati, soprattutto marocchini. E ho mandato i primi marocchini da lei. E neanche hanno aperto bocca, cioè hanno detto: ma io uomo devo andare da una donna a farmi spiegare che cosa devo fare? No, non sia mai. Questa è stata la prima reazione. Allora lì ho capito che bisognava fare qualcosa, allora l'abbiamo messa allo sportello e quelli che venivano lei gli parlava in arabo e hanno cominciato a dire: ma questa allora sa come si risolvono i problemi. E allora è di nuovo tornata al suo tavolino, oggi è la coda, tutti gli arabi vorrebbero andare, non è possibile perché sono troppi. Ma questa cosa qui mi ha fatto dire che ci sono dei pregiudizi che sono superabili, solo che non li devi prendere di petto. Se io mandavo via quello lì e dire: non vuoi lei, vatti a cercare un altro. No, io gli ho detto: senti, vedi se sa risolverti i problemi, se non sa risolvertelo ti mettiamo con un altro, eh? E questa cosa ha funzionato, non con tutti uguali, ci sono anche state delle tensioni che volevano un uomo a spiegargli le cose, eccetera. Cioè questi pregiudizi vanno superati, sono pregiudizi molto diversi. Cioè un cinese guarda l'africano con superiorità, l'africano guarda al marocchino con superiorità perché non è neanche un africano, una frase che può dir niente, ma non è neanche dei nostri, è di un'altra roba, un'altra etnia, è marginale rispetto alla nostra esperienza. Vero, ma ha un'altra esperienza con tutto il Mediterraneo, eccetera. Tra una etnia e l'altra ci sono grandi pregiudizi, sono dei pregiudizi che si eliminano solo se cominciano a mettersi insieme.
di lingue diverse, di culture diverse. Per esempio, un'esperienza piccola che è il coro multietnico. Noi non riuscivamo a riunirlo per 3 anni. Adesso da 3 anni si trovano e sono loro che ci chiedono di trovarsi di più, di fare un altro. Perché? Perché hanno capito che sul piano musicale le conoscenze che ci sono, così diverse, possono dare adito a 10. Beh, una ricchezza impareggiabile. Poi quella, la danza e la musica sono le cose più popolari che ci sono. Questa cosa mi ha fatto dire che le grandi difficoltà si superano solo se tu sei in grado di tenere insieme cose molto diverse per 3 anni. Perché se non li tieni insieme loro non maturano. Quando hanno la maggioranza ha capito che lo stare insieme era una bella ricchezza, voglio stare insieme.